ottobre e giovedì prossimo, quindi tra 7 giorni, incontriamoci, riprendiamo regolarmente a convocare l'osservatorio. Io come ministro, quando è possibile, ma l'onorevole Rascanti come viceministra con la delega dell'edilizia, faremo in modo di esserci e di confrontarci con tutti voi, perché ci serve, come dicevo, anche dal punto di vista dell'inquadramento generale. E poi coinvolgiamo le scuole, le famiglie, il personale scolastico in varie forme di partecipazione ordinata, che hanno il grande vantaggio non soltanto di aiutare noi a fare dei monitoraggi più diretti e concreti, ma anche di portare più la scuola e il mondo della scuola sempre più vicino alle istituzioni. Concludo dicendo che sulla questione del partenariato con l'Agenzia Spaziale Italiana, la domanda che mi facevi tu, e il sistema di rilevazione satellitare che si chiama Cosmos SkyNet, che ha una precisione millimetrica e che può dirci esattamente anche quando degli edifici si muovono in misura molto molto limitata, il procedimento è avanzato. Ovviamente si tratta di un percorso non facilissimo da realizzare dopo un giorno, però è evidente che quello deve essere il monitoraggio del futuro. Noi non possiamo semplicemente, con tutto il rispetto per le foto dei ragazzi e degli insegnanti, che sono delle sentinelle giustissime, ce ne abbiamo milioni in giro del paese, quindi potremmo benissimo fare un progetto di citizen science sul sito del Ministero o sul sito dell'Anagrafe, in cui queste continue sollecitazioni vengono anche analizzate e utilizzate per rafforzare l'Anagrafe. Però se a questo si combinasse, come noi ci auguriamo, un vero sistema di rilevazione costante dei movimenti millimetrici, non andremo a vedere i solai che cadono, non andremo a vedere le porte che non funzionano, ma potremo intervenire lì dove magari si è spostato un po' il terreno e la scuola rischia di cedere nella sua struttura. Non so ancora darvi un tempo specifico per quanto riguarda la realizzazione di questo progetto, perché prevede davvero l'interazione di una macchina che è globale, però è una cosa su cui io personalmente ho puntato già prima come viceministro all'Università della Ricerca con la delega anche allo spazio, e che continuerò anche a porre al centro dell'attenzione in questi mesi, perché noi andiamo all'interministeriale sullo spazio con tutti gli attori di questo network, tra cui Leonardo, che è la nostra azienda principale che fornisce la tecnologia, e discuteremo proprio di questo nel giro di qualche settimana, perché in preparazione della ministeriale di novembre. Grazie.